Buongiorno, buona giornata a tutti, cari studenti, cari preti di Roma, carissimi professori, rettore magnifico. Potete immaginare questa mattina con quale senso di partecipazione mi trovo qui a iniziare i lavori di questa giornata di studio sul Ministero Pastorale, in particolare quello richiesto dalla vita ecclesiale di una grande città come Roma. Ci sentiamo tutti interpellati dai cambiamenti in cui siamo coinvolti, culturali, sociali, territoriali. La vita di una grande città, non solo quella di Roma, è una vita complicata. Dopo 2 anni di ministero posso un po' testimoniarlo. Pastoralmente presenta dei nodi e delle prospettive che vanno interpretate bene, cioè comprese sotto la luce della parola di Dio. La teologia, in quanto scienza dei tanto più integrata nel ministero pastorale, tanto più risponde alla sua propria vocazione, in quanto rende accessibile e comprensibile il pensiero e la volontà buona e misericordiosa di Dio. Il disegno di salvezza che ha al suo centro Gesù Cristo, anche qui e ora, per noi. Allora possiamo partire da questa domanda. Qual è il disegno di Dio sulla realtà umana complessa, plurale, differenziata come la vita di una metropoli? Che consiste nel suo nucleo essenziale, nella compresenza sul medesimo territorio di gente diversa, con culture diverse, con stili di vita che non sempre sembrano fatti per intendersi. E quale compito spetta ai discepoli del Signore e ai suoi apostoli, a coloro cioè che ha direttamente associato alla sua missione? Come va interpretato oggi questo compito? Accanto a caratteri che non mutano e che anzi lo costituiscono, il Ministero Pastorale deve tener conto e rispondere a destinatari, a situazioni di vita che offrono elementi non trascurabili se vogliamo incidere davvero sulla cultura, sugli stili e le condizioni di vita, nell'assecondare l'opera dello Spirito che sta portando a compimento il regno di Dio. E allora il pensiero corre subito a quello che avvenne proprio il giorno di Pentecoste. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora a Gerusalemme soggiornavano dei giudei uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. Quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua, e tutti stupivano e si meravigliavano dicendo: tutti questi che parlano non sono galilei. Come mai dobbiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natia? Noi, parti, medi e lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia cirenaica, e pellegrini romani, tanto giudei che proseliti, cretesi e arabi, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia. Questo dice la traduzione del testo degli Atti degli Apostoli. Il testo greco dice fonè, che significa voce. È Dio che parla. Un primo dato su cui riflettere è questo: la parola di Dio non ha un suono debole,
è una parola forte, una sorta di terremoto, non di quelli che distruggono, quanto piuttosto di quelli che sconvolgono i disegni imperfetti degli uomini e comunicano un'altra prospettiva. Un grande filosofo del Novecento, Gadamer, scrive nel suo Verità e Metodo: l'essere che può essere compreso è il linguaggio. Il termine linguaggio ha una valenza ancora maggiore rispetto a parola, perché linguaggio è tutto quello che esprime una relazione, una comunicazione, che non lascia nella solitudine. Ecco forse un primo compito di questa giornata di studio. Dobbiamo chiederci come adoperarci affinché nessuno, qui a Roma in particolare, si senta solo o lasciato ai margini, si senta estraneo alla manifestazione di Dio, alla comunicazione di Dio. E in questa domanda c'è anche implicita la delineazione di un compito che riguarda i pastori, verso i quali non è mai diminuito da parte della nostra gente il desiderio che anch'essi siano sempre, o il più possibile, siano dei paracliti. Dei paracliti, parola che, come sappiamo bene, significa colui che è chiamato accanto, colui che prende le difese, colui che consola, colui che dice una parola buona, colui sul quale si può contare. Lo Spirito di Dio a Pentecoste è mandato come paraclito a parlare a tutti quelli che erano presenti quel giorno in quella città. È mandato perché ognuno possa sentir parlare nella propria lingua. Credo che sia uno dei punti veramente fondamentali in questo momento. Un secondo dato su cui riflettere: la Pentecoste è l'esperienza della manifestazione di Dio che crea una relazione nuova, addirittura stupefacente e umanamente inspiegabile, e tuttavia fatta di comprensione, di vera comprensione intima ed efficace. Poter comprendere, poter sentirsi compresi, stabilisce per ciò stesso una relazione nuova. Inizialmente forse di stupore, magari di curiosità, e poi di quella vicinanza che è frutto del sapersi conosciuti e riconosciuti, oggetto di attenzione, di una volontà di dialogo che incontra l'altro. Noi siamo creati a immagine e somiglianza di Dio, che è Trinità, per cui viviamo di relazioni e moriamo quando sperimentiamo la solitudine. E il nostro corpo è questo, è un insieme di relazioni. Questo. Del resto, si può essere tristi da soli, ma non si può far festa da soli. Erano tutti insieme. E Vito autò, dice con un'espressione forte il testo greco, è la stessa espressione che si trova al capitolo 19 dell'Esodo. Gli israeliti aspettano, ma poi si stancheranno di attendere Mosè, che è salito sul Sinai per ricevere la voce di Dio. La tradizione ebraica dice che questa voce dal Sinai si rifrange in 70 lingue perché tutti i popoli possano comprenderla. E l'Evangelista Luca riprende questo aspetto. Sono tutti insieme, ma ciascuno con la propria individualità, o meglio, con la propria personalità. Perché essere vicino per i cristiani non significa massificare, cosa questa che costituisce uno dei fenomeni strutturanti di una grande città. Significa invece cercare di capire l'altro per dare a lui quello di cui ha bisogno, preoccupandosi di fare magari una diagnosi accurata, non ripetitiva, non standardizzata. È il grande tema del discernimento. Questo è il discernimento pastorale, che in se stesso è il gusto esercitato di Dio, ma che ha tra i suoi frutti anche questo, che noi riusciamo a capire l'altro proprio alla luce di Dio.
proprio assumendo gli occhi di Dio, il cuore di Dio, e l'altro si sente capito, si sente riconosciuto nonostante la lingua che ha imparato e che parla e che fino a prima lo aveva tenuto all'oscuro della parola di Dio. E poi, termino, l'ultima parola, discese lo Spirito, dice San Luca, e apparvero loro delle lingue come di fuoco. E i Vangeli registrano questo detto di Gesù: sono venuto a portare il fuoco sulla terra. Gesù non era un tipo sdolcinato come appare a volte da certi santini, da certe rappresentazioni. Non l'hanno messo in croce perché andava in giro a distribuire santini che a dire giaculatori. Era un uomo di fuoco. Sono venuto a portare il fuoco. L'intera realtà di una chiesa diocesana, tutta la realtà della cura pastorale in questo nostro tempo e in questo nostro contesto urbano, o è fuoco dell'amore di Dio, oppure brucia in un fuoco che l'annienta. Non c'è alternativa. Dobbiamo pregare perché nella nostra azione pastorale appaiano davvero lingue di fuoco capaci di accendere l'amore di Dio. La verità non si conosce solo per mezzo dell'intelligenza, la si conosce solo se si ama. Più si ama, più si conosce. C'è una frase di Agostino che dice: non si entra nella verità se non attraverso la carità, cioè attraverso l'amore gratuito. Lo Spirito Santo ci guida a tutta la verità, ci spinge a non accontentarci e a non ritenere che tutto è fatto, tutto è detto, che abbiamo compreso ogni cosa. Siamo in cammino, siamo veramente in cammino. Ecco allora il dono di giornate come questa: darsi del tempo per ricercare ancora, per riprendere il cammino, per non rimanere schiacciati dalle difficoltà e per guardare con un'intelligenza d'amore i problemi che altrimenti potrebbero schiacciarci o quantomeno intristirci, amareggiarci, allontanarci dal Signore e dai nostri fratelli. Lo Spirito Santo, lo Spirito della Pentecoste, invece lo Spirito dell'intelligenza, comprende fino in fondo e scogita nuove soluzioni e non si accontenta mai. Io spero che ciascuno di noi valorizzi e curi la sua intelligenza come dono di Dio, perché anche da essa verranno nuove forme di pastorale e di esercizio del ministero pastorale che ha bisogno di categorie giuste che riescano a decodificare la nostra testimonianza, l'avvenimento della fede, la chiamata di tutti e di ciascuno a far parte del popolo di Dio. Ho avuto modo di dire in un'altra occasione, erano i vescovi del giorno del mio diventare cardinale, quindi qui nella Basilica di San Giovanni, e lo ripeto a voi quello che in quell'occasione ho detto: insieme alla memoria della salvezza, al dono della testimonianza, siamo invitati a riportare in alto il gusto della lettura, dell'approfondimento, del perdere tempo sulla scrittura per aiutare gli altri a comprendere la bellezza della fede. In particolare, chi si prepara al ministero ordinato deve recuperare la passione per lo studio, con lo scopo preciso di riappropriarsi di quel munus docenti del prete oggi tanto necessario e forse un po' trascurato. Con questo spirito diamo inizio ai nostri lavori. Buona giornata.